Ciao da Alex. Ciao da Andrea. E benvenuti in questo nuovo video. Siamo il fondatore di Gruppo Garanzia Immobiliare, creatore del metodo compravendita sicura e autore del libro Ignoranza Immobiliare che puoi trovare su Amazon. In questo video ti vogliamo parlare dell'incarico di vendita. A cosa fare attenzione quando incontri un agente immobiliare per non ovviamente rimanere fregati? In questo video in particolare ti parliamo dell'incarico a stretta di mano e della truffa delle spese che ti può chiedere, cioè il rimborso spese che ti può chiedere un agente immobiliare che ovviamente noi come professionisti abbiamo già toccato con mano, dove i clienti sono venuti da noi e detto: ma è possibile che succeda, cioè con la fattura in mano, ma è possibile una cosa del genere? Ovviamente sono dinamiche da cui tu ti puoi difendere anche se non sei un legale o un esperto di documenti, senza cadere nel tranello e dover pagare penali. Se stai già vendendo il tuo immobile, sicuramente ti è capitato l'agente immobiliare che dopo essere venuto a casa tua e aver fatto due foto con il cellulare ha detto: ok, se ho dei clienti ci sentiamo, e sarà andato via. O forse ti è capitato al massimo qualcuno che ti ha proposto di firmare un foglio di incarico specificando che non è assolutamente in esclusiva. Nella fiducia del professionista che hai davanti, o hai firmato o hai manifestato il tuo desiderio di non firmare niente. Quindi io non firmo niente è una delle frasi tipiche che i proprietari che vendono casa dicono, e quindi non ti preoccupare. Ed ora cosa accade? La gente che è venuto da te magari sta già pubblicizzando la tua casa e porta pure il cliente in visita. Bene, ma questo per te potrebbe essere un problema, perché quel lavoro che lui sta facendo, anche se non gli hai dato l'incarico scritto, ti potrebbe essere richiesto un pagamento. E quindi facciamo un piccolo passo indietro per capire meglio cosa esattamente succede. Il lavoro dell'agente immobiliare, che per professione si occupa di un aspetto tanto centrale nella vita di tutti, ti aspetterai che sia regolamentato in maniera rigorosa, approfondita, insomma, soprattutto considerando che l'acquisto di casa è il risultato di anni e anni di sacrifici e le possibili disastrose conseguenze per i clienti di una mediazione fatta con negligenza o con disonestà sono veramente grandi. A fronte delle infinite norme poi adempimenti che la legge mette davanti alle persone, a chiunque voglia iniziare qualsiasi attività economica o professionale, la figura dell'agente immobiliare è disciplinata da qualche misero articolo del codice civile. In particolare ci fermiamo un attimo con te all'articolo 1756. Abbi pazienza e ascolta queste poche righe di spiegazione, vedrai che non è tempo perso e che non è così noioso come immagini. Te lo diciamo parola per parola, si parla del rimborso delle spese. Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite, anche se l'affare non è stato concluso. Okay? Quindi attento, anche se l'affare non è stato concluso. Quindi hai notato la pericolosità di questa norma che molti agenti immobiliari primitivi purtroppo sfruttano a loro vantaggio? La vediamo allora qualche esempio pratico di come il rapporto con un'agenzia qualsiasi, tradizionale, generica, può trasformarsi in un autentico incubo. Sono situazioni in cui, per di più, il cliente medio che normalmente affronta la compravendita immobiliare una o due volte nella vita, con tutto il diritto di essere inesperto, ha poche possibilità di difesa davanti a professionisti senza scrupoli. Sono episodi realmente avvenuti e partiamo dal peggiore, Alex. Certo. Partiamo dal primo caso. L'anziano che non ce la fa con la pensione, è rimasto solo in un appartamento grande, che vuole ovviamente vendere per avvicinarsi alla casa della figlia, per accudire ovviamente i nipotini, perché ovviamente questo qua è il ciclo della vita. Per avere magari una casa più piccola. Esattamente, perché era troppo grande. L'anziano pensa di poter ricavare 150-160 dalla vendita. Arriva l'agente immobiliare, si rende conto che non è una delle case che venderà in una settimana, ma fa ovviamente la classica, tanto amata valutazione ad occhio. Ovviamente qui puoi prendere almeno 180. Ho già in mente dei clienti che cercano proprio questo tipo di casa. L'anziano signore entusiasta e pensa di poter tirar fuori dalla vendita anche un bel regalino da fare sia alla figlia che ai nipotini. Probabilmente stiamo parlando di quasi 20-30 mila euro di sopra. Insomma, si fida e saluta contento la gente. Ma sarebbe lo stesso se avesse fatto una firmetta su un incarico furbo in cui non è specificato nulla e ovviamente parliamo del rimborso delle spese. Ricorda che comunque per la legge anche l'incarico a voce dato al professionista agente immobiliare è valido. Se le apre la porta per una visita e come se l'avessi dato, cioè se lui già arriva a casa tua, alle planimetrie, alle foto, ha un contratto con te, perché è un contratto a voce, è un contratto valido. Ma il vecchietto, in questo caso qua, di questa storia, non è un esperto,
e ovviamente che cosa ne sa. Pensa solo che forse ha risolto i suoi problemi. Sarà ovviamente l'ultima volta che vedrà l'agente immobiliare, il quale si limiterà ad aggiungere un trafiletto sull'appartamento in coda ai suoi ovviamente annunci sui giornali e su riviste locali, tanto per poter provare di aver effettivamente messo in vendita la casa. A quel prezzo ovviamente nessuno si fa avanti, difficile che l'appartamento venga visitato, ma qualcuno da portare in visita l'agente furbetto lo trova sempre. Esatto, e ci è capitato, ti ricordi quell'anno, qualche anno fa, l'agente che ha portato il suo collega a spacciarlo per un cliente interessato, che non c'è più poi. Dopo quella storia, dopo 6 mesi e 2 visite portate all'immobile, e l'anziano, diciamo l'anziano per non dire il nome e cognome, insomma, ecco, però è un cliente che ci ha raccontato questa storia, si vede recapitare una fattura di rimborso spese di 2.500 euro, insomma, se non mi ricordo, 2.500, accompagnata da una lettera dell'avvocato dell'agenzia che gli intima il pagamento. Pagamento giustificato da non meglio precisate spese per pubblicità, documenti, controlli catastali, ore di lavoro di collaboratori, insomma, che sosteneva questa agenzia. Il vecchietto si spaventa, poverino, e paga. Sì, tu direi, poteva rivolgersi ad un legale, ad un avvocato, a informarsi, ma con che sicurezza? La legge tutela la gente in questo caso, come abbiamo detto prima leggendo l'articolo 1756, e se non ottieni una riduzione di rimborso, rischi di pagare anche di più, molto di più. Questa è la verità, insomma. Ti piace il primo utilizzo dell'articolo detto prima dagli agenti immobiliari primitivi? Poi c'è la storia di Francesco, che decide di muoversi privatamente perché a suo dire lui sa tutto del mercato, ha le spalle grosse, non si fa prendere in giro da nessuno. Quindi procede con un annuncio da privato nei tradizionali siti immobiliari, con ben specificato di non essere contattato dalle agenzie, no? Niente agenzie. Buonanotte, in barba a quanto precisato, ovviamente viene inondato di telefonate da parte di agenti immobiliari di tutti i tipi che si proponevano di vendere casa sua, dicendo la classica frase: abbiamo già i clienti da portare, abbiamo già il cliente scremato, selezionato, pronto. Lui, invogliato ovviamente dalla possibilità di avere questo cliente interessato, ci casca, ma siccome Francesco è uno furbo che ci vede lontano e non si fa prendere in giro, specifica bene che lui l'agenzia non la paga, cioè se vogliono vendere si traranno la provvigione dall'acquirente. E questa è la sua precisazione, quindi provvigione zero da parte sua. Certo, dicono le agenzie, nessun problema. In realtà un cliente portato da una di queste agenzie risulta interessato alla casa perché ogni tanto qualcuno vince la lotteria e fa una proposta. Francesco accetta. 5 giorni dopo l'accettazione della proposta, che adesso andiamo nel particolare, vale come un preliminare praticamente, certo, perché ha tutte le caratteristiche di preliminare, gli arriva tramite raccomandata la fattura dell'agenzia pari al 3% del valore della vendita dell'immobile. Fregato in pieno. Un rullo di tamburi, bam, fregato. Io non ho firmato nulla, dice Francesco, ho firmato solo l'accettazione della proposta, non ho dato alcun mandato all'agenzia in questione, né tantomeno loro avevano mai richiesto o parlato di pagamenti da parte mia. Ma sai cosa significa davvero nessun incarico? Significa nessun accordo scritto sulla provvigione e di conseguenza anche nessuna prova a favore di Francesco che la cosa fosse a provvigioni zero, quindi questo affare fosse regolamentato così. Di fatto poi Francesco ha accettato di far vedere l'immobile ai potenziali acquirenti tramite l'agenzia e questo rappresenta un incarico verbale, comunque ammesso dalla legge stessa. Cosa può fare quindi Francesco? Come l'anziano di prima, potrebbe avviare un contenzioso per il riconoscimento di un importo minore di provvigione e comunque lascia tutto in mano al giudice, deciderà il giudice. Ma se dovesse perdere, il contenzioso gli costerebbe il triplo. Sicuramente la categoria degli agenti immobiliari comprende, oltre a questi squali di cui ti abbiamo scritto queste esperienze, altri ottimi professionisti che trattano gli affari e i clienti con trasparenza e con professionalità. La maggior parte si spera. Ma la nostra esperienza si riferisce addirittura per uno dei due casi con un franchising importante, quindi insomma un nome riconosciuto. Quindi puoi aspettarti sempre di tutto quando si tratta di guadagnare, certo, soldi, insomma, ecco. Ovviamente noi non osiamo pensare a quello che sono capaci di combinare le piccole agenzie o le agenti che lavorano da soli, che non rispondono a nessuno se non a quei pochi articoli del codice civile. Ovviamente informati e non rimanere nell'ignoranza. L'ignoranza immobiliare può costarti davvero un occhio della testa. Infatti per questo noi non l'abbiamo detto prima, ma abbiamo scritto un libro che si chiama Ignoranza Immobiliare, lo trovi su Amazon e ti può ovviamente salvare da queste cose. Quindi
se desideri di vendere casa senza rischi e soprattutto di cadere in questi tranelli, e vuoi essere assistito da un professionista specializzato nella compravendita di case e appartamenti, quindi solo esclusivamente residenziale, ti abbiamo inserito il link dove tranquillamente puoi avere un omaggio, una consulenza con il nostro professionista specializzato Gruppo Garanzia Immobiliare, dove ovviamente potrai approfondire tutte queste cose qua e avere ovviamente trasparenza di quello che è un percorso vincente da fare. Quindi ovviamente speriamo di esserti stati d'aiuto, e se pensi che questo video sia stato utile ti chiediamo di condividere, di scrivere quello che pensi e veramente saremo lieti di poterti rispondere ed esserti d'aiuto. E ovviamente ci vediamo presto nel mercato immobiliare.